Salve a tutti ragazzi, ben trovati su Crystal Cross Gaming Box con un nuovo episodio della nostra serie di Rise of the Ronin. Allora gente, abbiamo vissuto il nostro primo episodio e devo dire che è stato un bel impatto per me, nel senso, avevo fin dall'inizio, fin dalla presentazione del titolo, l'impressione che non fosse tanto per me, che fosse un gioco con delle caratteristiche che non avrei digerito tanto facilmente, e purtroppo così è stato. Il combat system non mi piace per niente, la sensazione che ti dà non mi piace per niente, ad altri sì, nel senso va benissimo così, alcuni sono proprio fan di Team Ninja, io no. E purtroppo è capitato anche con questo titolo, dopo Nioh, dopo Wulong, eccetera eccetera. Detto questo però, tolto il primo impatto che mi ha scoraggiato, ora il gioco si è aperto per così dire e stiamo iniziando a sperimentare la mappa nella sua interezza, d'accordo? Siamo appena all'inizio, quindi tantissime cose le dobbiamo ancora vedere. Per esempio sono capitato in questa zona qui che contiene una missione che ancora non posso fare perché devo arrivare di notte, ma non ho capito come si cambia il ciclo giorno-notte, ma credo che lo scopriremo. Nel mentre ho deciso di procedere verso la principale perché mi sembra la cosa più saggia da fare in questo momento. Cioè, siamo appena all'inizio, è tantissima roba che dobbiamo ancora vedere e capire. Tanto sto continuando a raccogliere conigli e varie cose che credo che saranno utili. Tutta la creazione di cose dobbiamo vedere, cioè c'è ancora veramente tanto da fare. Quindi con calma, adesso andiamo avanti, pezzetto pezzetto, familiarizzeremo con tutto quanto. Il colpo d'occhio del gioco in realtà non è male, il comparto tecnico è francamente davvero un po' arretrato. Oh, cielo. Da qui non si può passare. Che è? Mi dici qualcosa? C'è qualcosa di cui hai bisogno tu? In compenso qua c'è qualcuno che crea dei problemi, mi sa, vero? Sì, va bene, ok. Vediamo di dare un buon benvenuto a costoro. Vediamo un po'. Che diavolo sei tu? Au. Ok, chiamate. Ah, è un'altra zona già. Ok, va bene. Abiti da lavoro logori, va bene. Stiamo trovando delle altre cose. Ma qui cosa c'è però? Nel senso, c'era un tizio che chiacchierava e questo edificio. C'è qualcosa che dobbiamo vedere? No, niente. Va bene. Procediamo, andiamo avanti per adesso. Siamo, sì, in una nuova area. Oh, ok, si è sbloccato qualcosa. Aspetta un attimo, ma ci sono appena passato qui. Davvero? Non ho visto lo stendardo? Oh oh, ok, aspetta. C'è anche un gatto. Lo devo prendere. Sciabola da ammiraglio, ok. Torniamo un attimo indietro, ragazzi, perché lo stendardo, francamente, è una cosa che non vorrei mancare. Perché è il viaggio veloce. Ti permette di arrivare in molti punti interessanti. Wow. Qui sulla spiaggia ci sono delle risorse. Poi col tempo vedremo quali sono prioritarie, quali davvero vale la pena prendere e quali no. Per adesso sto raccogliendo un po' di tutto. Quello che trovo. Ma sti gatti? Sti gatti non era un modo per dire sti cazzi, no, era letteralmente questi gatti qua. Perché me li mostra sulla mappa, i gatti? Cosa? Boh. Dove sto andando a finire qui? Ok, no, sono proprio qua. Ok.
Fatemi vedere un attimino che è sta storia del gatto. Perché mi dice... Ciao gattone. Gatti, voce sbloccata. Sarebbe, hai trovato un gatto più... Va bene, ma... Cosa... Perché me li indica addirittura sulla mappa? Cioè, se me li indica sulla mappa vuol dire che sono cose... Credo importanti? O relativamente importanti? Boh. Sono confuso. Va bene. In ogni caso... Ma credo che... No, aspetta. Ma... E qui come ci arrivo a quel... Ci si può aggrappare in qualche maniera? Perché se no... Un po', eh. Ok, sì. Ma ci posso arrivare anche così. Ok, ok, ok. Ehi. Arma convertito, ok. Ah, a proposito, ha tenuto punti abilità rari per aver rafforzato i tuoi legami. Abilità speciali, tabelle menu, statistica. Ok. Bene. Punti forza. Punti destrezza. Punti fascino e intelletto. Abbiamo moltissimo. Punti forza però ne ho uno soltanto. Inflitti dagli attacchi fulminei. Eseguiti in rapida successione. Danni caricati. Competenze delle armi che puoi acquisire. Va bene. Sto puntando parecchio su questa cosa. Lo 3 su 3. Ah, ok. Sono di livelli diversi questi qua. Va bene. Contrattacco senza armi. Ma riduce il consumo chi 26. Salute massima. Più bassa la tua salute, più aumentano i danni inflitti. Carina sta cosa, ma per adesso. Boh. Amici indeboliti. Vabbè, ancora non posso fare nulla per questa cosa qui. Magari però un punticino di destrezza. Segnalare due nemici in rapida successione. Ok, questo potrebbe essere interessante, onestamente. Determinati nemici con il rampino senza allertare i loro compagni. Questo è figo. Terri su un nemico, premi X a mezzare per usarlo per darti una spinta mentre infliggi danni chi. Vabbè, c'è tanta roba da vedere, ma un po' per volta ci arriverò. Zucca a fiasco, loto giallo, due di pelle, ok. Wow. Le animazioni sono francamente un po' bruttine. Molti frangenti, va bene. Aspetta, no. C'è un altro gatto. Io non ancora devo capire però il senso di sta cosa. Due gatti totali. Che cosa mi danno una volta presi questi gatti? Non è andato a saperlo. Va bene. Ordine pubblico, nemici forti presenti. Livello 6? Wow. Nel pubblico livello 1. Mi sa tanto che è il caso di tornarci dopo. Anche perché è probabile che ci sia una secondaria che posso prendere per arrivare qui. Vabbè, allora, guardate. Passiamo per lo stendardo. E poi arriviamo... al punto della missione. Dove si finisce qua? È un giardino di una specie di villa.
Oh cavolo, ok. Un tantinello tritato. Oh, salve. Ok. Va bene, d'accordo. Punto di riferimento visitato, il cimitero generale degli stranieri. E cosa dovrebbe esserci qui? Andiamo dallo stendardo perché credo che mi dia... credo che mi sblocchi alcune cose. Ehi, dai. Ok. Diamo a te. Ok, no. Non è successo niente di tutto ciò. Vabbè, sai che è. Se voglio riesplorare qui, posso tranquillamente arrivarci anche dallo stendardo che ho appena sbloccato. Quindi va bene così. Ora voglio andare a piedi perché quest'area voglio guardare se c'è qualcosa. Pare non esserci. Ok, no, potevo tranquillamente andare a cavallo, vabbè, ma... Comunque, anche andando di corsa si va abbastanza veloci, quindi non è una cosa che mi fa sentire in difetto, diciamo. Che succede qua? Ecco, sì, mi sono recato a Yokohama. Sconfiggi i nemici e i nemici formidabili. Oh, salve. Ok. Direi che possiamo iniziare così. Ok. Sentite, se per caso io volessi tipo beccare costui. Mamma, gli ho fatto molto male. Competenza arma, hai migliorato la tua conoscenza di una determinata arma e hai aumentato la tua competenza arma. Maggiore competenza arma, più punti abilità e statistica guadagnerai. Oh, figo. Andato. Inventario pieno. Oh, fermi, fermi. Che è sta storia? Ok, ordine pubblico ripristinato. Yamate, ok. Mi sa che devo beccare... Uno dei più oggetti sono stati inviati al deposito. Oh, figo, ok, quindi non me li perdo. Aumento di livello, più uno punti abilità, schermata statica. Ok, che altro abbiamo qui, quindi? 4 punti abilità per questo, no? Aumento dei danni, attacco complessivo, abilità marziali. No, ok, mi sa tanto che voglio... Organo violento migliorato, recupero chi con attacco riuscito. Vabbè, posso già farlo. Ok. Dei danni inflitti a organo violento, il che è una buona cosa. Che altro abbiamo trovato di bello qui? Niente di che. Però questa sembra essere decisamente migliore, sì. Sciabola da ammiraglio, perfetto. Cos'altro si potrebbe volere? Tecniche molto versatili, va bene. Allora, armatura, vediamo un po'. No. Non c'è niente di che. Tutte cose inutili. Uniforme alla Marina Militare degli Stati Uniti. Grazie. Da lavoro occidentali. Non c'è niente qui. Questo nulla pure. Va bene, io credo che possiamo vendere praticamente ogni singola cosa che ho, a parte quelle che sto indossando. Francamente. No? Allora, ho liberato questa zona, ma... Ok, sì, c'è un gatto. Un altro gatto. Vediamo se qualcuno mi farà capire a cosa diavolo servono. Perché a qualcosa serviranno se addirittura me li indica sulla mappa. E non sono dei collezionabili, no? No, ho trovato un altro gatto. Totale 3, grazie. E qui?
Dove si va? Ah, questo era per tipo attaccare alle spalle quel bastardo che c'era lì prima. D'accordo. Qui c'è un santuario. Qui c'è Tatsuzo, lo schiavista. Oh, un latitante, ok. E però questo è livello 6 e io sono a livello 3, il giocatore, quindi non è esattamente il top. Andiamo a questo stendardo, direi che è la cosa migliore. E camminiamoci così, dai. Mi servirebbe un mercante, a dire il vero. Mi dà un po' più di tempo per capire cosa c'è nei dintorni. Io sono ancora in una fase in cui non ho tantissima familiarità con queste cose, quindi direi bene così. Ok, nuovo villaggio e obiettivo poi. E c'è lo stendardo giusto qui, benissimo. Ishikawa. Vediamo un po'. Che mi dicono qui? Yes, vai. Dov'è il tuo permesso? Nessuno passa da qui senza un permesso. Non ho tempo da perdere con della gentaglia come te. Vai a chiedere a qualcuno del villaggio. Beh, devo dire che la gentilezza è il suo forte. Sai qual è il mio di forte invece? La fregna di mammita. Allora, c'è qualcosa qui? La mappa è sempre meglio. Questa è una nuova zona però. Ishikawa, sì. Yamate, Onmoku. Livello... Perché c'è una chiave accanto a queste aree? La vedete? Onmoku non c'è. Yamate c'è. Ishikawa pure. Ci sono appena entrato. Vabbè, comunque. Non facciamoci troppe domande, ci posso sempre tornare per esplorare. Per ora guardiamoci intorno un attimino e però procediamo verso le nuove zone. Cerca indizi sul permesso nel villaggio. Oh, che succede qui? Nuova arma, arco? Gli archi possono usare per attaccare furtivamente i nemici a distanza. Colpire un nemico alla testa aumenterà notevolmente i danni inflitti. Ah, quindi... E ho 10 frecce. Quindi mi state dicendo che posso... sai che è? Quindi se faccio così, posso cambiare e utilizzare l'arco. Ok. Proviamolo subito, va. Ecco, peccato che io sia stato visto, vero? Da qualcuno. Non so bene dove fosse. Dite che ce la faccio a colpire costui dietro lo scudo? Sarà veramente complicato. Ok, ci sono riuscito. È stata decisamente una botta di culo, ma ci sono riuscito. C'è quel simpatico umorista lì. Ma che cazzo... Ok, alla tempia sinistra. Chi altro c'è? C'era qualcuno che mi aveva visto. Che era in procinto di vedermi. Un altro umorista qui. Questo però è piuttosto importante e formidabile, vero? Sì, eccolo che arriva, eccolo che arriva. Oh, il cane! Sì.
questa mossa è decisamente più efficace di qualunque altra cosa, praticamente. Ok. Va bene. Altra area liberata? Sì. Quanto mi sa di Ubisoft sta cosa? Posso dirlo? Ishikawa. Ok. Lo stendardo, l'ho beccato, sì. Guarda il capo dello stendardo. Sì, il capo dello stendardo. Vabbè, capo del villaggio. Cosa c'è nei dintorni? Ok. Sai che è? Prima di parlare con... Aspetta, stalla? E speziale. Che ci faccio con la stalla? Vediamo un po'. Avvicinati! Avvicinati, ok. Nella stalla puoi acquistare e vendere cavalli e finimenti. Usare cambia cavallo per cambiare il cavallo che corrisponde al tuo richiamo. Cosa ti serve? E che cosa cambia? Ah! Ah, è più veloce. 13 di questi. Finimenti militari. Aumenta la velocità del cavallo e la resistenza del cavallo. Però, vabbè, cavallo nero, attacco primario. Cioè, finimenti invece sono una buona cosa. Ma non più veloce. Molto obbligato. Bene, grazie. Equipaggiamo subito i finimenti. Ok, perfetto. Ma certo! Ok, che posso vendere? Ah, in realtà tipo tutto. Selezione multipla. Tutte queste armi, a parte quelle che ho equipaggiato, le venderò tutte quante. Serve altro? Tutti gli oggetti selezionati. Sì, ogni singola cosa in questo momento verrà venduta in blocco, direi. A parte che forse... Vabbè, allora, adesso vendo in blocco tutto, ma forse posso anche smontarle le varie cose. Probabilmente. Aspetta. Questo mi sa che era più forte. Sciarpa della lama gemella me lo tengo, dai. Quasi più per... Serve altro? Il romanzo dei tre re. Fagli una domanda a qualcuno interessato alla storia per rafforzare il vostro legame. Ah! Oh, figo! Bisogna scambiare per oggetti speciali venduti in alcuni negozi commercianti. Ah, posso vendere anche questa roba qui. Piccola quantità di karma. Arco equipaggiato, selezione fece incendiare per colpire i nemici per bruciarli, ok. Queste sono le cose, questo è il cavallo. Ah, i finimenti giapponesi che posso venderli. Ok. Serve altro? Tanto non penso che mi serviranno più. Riacquista, vabbè. Va bene, ok. Ho decisamente liberato l'inventario. Poi, aspetta che c'era un'altra cosa. Sì? Speziale. Che cosa ti senza fretta. Fai cosa mi calma. Serve? Pillola antidotica. Rimuove lo stato... Estingue le fiamme dal corpo. Rimuove lo stato veleno. Immunità temporanea alla paralisi. Oppure queste cose. Prenditi cura di te. Intesi? Sì, intesi. Bene, andiamo. Chi è costui? Un po' incurvato il tipo, vagamente. Ti ringrazio, mi hai salvato la vita. Credevo di essere vicino a incontrare il creatore. Banditi! Hanno attaccato il nostro villaggio senza preavviso. Bastardi! Ma ora gli abitanti sono tornati e grazie a te. Ora possiamo cominciare a ricostruire tutto il villaggio. Vorrei ripagarti per tutto l'aiuto che ci hai dato. Troverai il bottino dei banditi nascosto in una grotta in cima alla collina. Se fai un giretto da quelle parti, forse potresti trovare qualcosa di utile. Che ne dici? Ok. Immagino che tu stia avendo dei problemi a superare quel posto di blocco. È probabile che là ci siano anche dei permessi. Ah, figo. Perfetto. Se ti serve un permesso di viaggio,
ti converrebbe sbrigarti. So che diversi Ronin ne cercano uno. Ok. Quindi ci ha appena dato un obiettivo di missione che è qui. Io però francamente vorrei arrivare prima a questo... No, vabbè. Andiamo prima qua. La ricompensa è nella grotta. Recuperiamo la ricompensa. Va bene, dai. Così sia. Dirigiamoci di qua. Bene. Sono da tutte le parti costoro. Ok. Sono diatribe di qualche tipo. Lì mi pare. Ok. Grazie. Mi ci cava. Abiti informali da abitante del villaggio. Polvere di carbone. Oh, aspetta, 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 aspetta. Mi sa che ho trovato qualcosa di figo. Che bella che è, però. Guardate. Vita recupero chi... Proprio salute, contro attacco, difesa di notte, resistenza alla pare, esperienza me. Guardate, lo metto perché non ne posso più di questo vestito improbabile. Ok? Oh. Bene. Che bellina che è. Fantastica. Ok. Allora, mi sa che siamo nella grotta adesso. Vediamo un po' cosa abbiamo trovato di bello. Freccia talismanica. Che cos'è una freccia talismanica? Tre bulbi, polvere estinguente. Che cos'è una freccia talismanica? Acquisizione karma. Senza illusione, dovrete fuori chi. Va bene, penso che mi terrò questo. Ancora per adesso. Aspetta. Mi state forse dicendo che... Ma... è un'altra grotta? Davvero? Pare di sì. Sì, un'altra grotta, ok. Restiamo alla grotta, ma dubito che siamo da soli qua. E infatti, ecco. Siamo noi. Vabbè, faremo fuori anche quella là. A metà invece la facciamo fuori? Ok, chi è costui? Mi pare di averlo già visto dai, tipo dai trailer. Ehi, ehi, ehi. È arrivato un altro. Non fuggirà. Oh, beh... Figo. Ok. Ho
Quanto è gnocca la mia, il personaggio che ho creato, è bellissima. Guarda che bella che è. Simpatico. Qui qualcuno non sa proprio quando arrendersi. Ronin eccentrico, ok. Sembra che anche tu abbia una storia da raccontare. Ci sono. Ora vieni con me. Vuoi? Di qua! Di qua! Forza! Gigatana prodotta in serie, ok, ok. Questa deve essere... Di qua. Sento una brezza. Niente Bam. Male la mia pistola, vero? Me l'ha data un amico che è stato a Shanghai. Da quando sono arrivate le navi nere, il paese è nel caos. Sono stato chissà prima. Cosa ne sarà dei samurai. Se non accettiamo le parti migliori dell'Occidente, resteremo indietro. Ah, è questo il tema. Che ti dicevo? Ecco l'uscita. Resta con me e andrà tutto. Ero ho preso in quella grotta nuovo. In cerca di un permesso quando sono stato attaccato. So di aver tecnicamente lasciato il mio clan, ma c'era bisogno di seguirmi fin da Tosa. Essere un Ronin può essere liberatorio, ma mi chiedo se ne valga la pena. Eppure non mi capacito che abbiano attaccato anche te. Ho la sensazione che il vecchio strambo ci abbia ingannati. Beh, è così che va. No. C'è gente che pugnalerebbe la propria madre pur di sopravvivere un giorno in più. Se nessuno si decide ad agire, questo paese è spacciato. Ma ehi, ho notato la tua abilità con la spada. La usi proprio come quelli che ci hanno attaccato. Fammi indovinare. Anche tu sei una Ronin in fuga, vero? Io so bene come ti sento. Ah, eccolo lì. Questo è il posto in cui volevo portarti. Ma si è tagliato un dialogo. Oltretutto si è tagliato. Cioè, non è che ho corso, ho fatto qualcosa. Quanto odio quando è così. Vabbè. Ebbene, devi andare a Yokohama anche tu. Beh, buona fortuna se non hai un permesso. Se ne cerchi uno, forse conosco qualcuno che può averlo. Il capo della banda dei furfanti che occupa la casa del magistrato locale. Penso che ormai abbiano rubato un po' di tutto in quella casa. Scommetto che c'è qualche scagnozzo a proteggerlo, ma non credo che tu avrai grossi problemi. Beh, cosa ne pensi? Ti va di recuperare qualche permesso? Ovviamente. È lo spirito giusto. So riconoscere un animo combattivo. Alleanze e alleati. Alcune missioni ti permette di fare squadra con alleati le cui abilità uniche ti aiutano a fare progressi nel gioco. Fare squadra con gli alleati contrassegnati da quell'icona rafforza in modo significativo il tuo legame con quei personaggi. Premiere R2 per visualizzare un elenco dei tuoi alleati preferiti in cima. Ok. L'impostazione degli alleati possa essere resa automatica in menu sistema. Ah. Ok. Preparativi per la missione. Collabora con altri giocatori in una missione. Ah, giusto. È vero, questa Rise of the Ronin ti dà la possibilità di fare però non tutto, alcune missioni con gli amici, il che è una buona cosa, però insomma si poteva, cioè nel senso è limitato ad alcune cose. Equipaggiamento, c'è qualcos'altro qui? No, pare di no. Polvere estinguente, va bene. È il mio momento, Finito un'alleanza con qualcuno con cui hai instaurato il legame. Premi L1 per cambiare personaggio che... Ah, posso pure controllare lui. Figo. Interessante. Seleziona di nuovo
Allora, standard di checkpoint. Intergioco gli standard della manovrata. Ti permette di accedere al menu preparativi per la battaglia. Attenzione, però, questi riappariranno. D'accordo. Sì, 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 riprendi missione. Ok. Ok, d'accordo, quindi è diverso. Ci sono delle parti che sono, diciamo, isolate, sono tipo delle instance, sono delle vere e proprie missioni isolate dal resto. E poi c'è l'open world in cui gli standard hanno un ruolo un pochettino differente. Ok. Mi sto chiedendo se è un non... posto grande. Mi chiedo dove sia rintanato il loro capo. Dite che possiamo fare la furbata? È andata bene. Ok. Decisamente così. Pronto. Ok, faccio molti più danni in questa maniera. Ah, lì c'è un altro simpaticone. Vediamo di... Ma dove va? Dove è andato? Vabbè. Sì, 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 esatto, ciaone. Va bene, un po' ridicolo, posso dirlo? Va bene, ok. Ve lo devo dire, ragazzi, questo gioco ha una sensazione di antiquato che davvero un po' lo pervade. Rimedio della forza. Certo potenziante, rimedio della forza, aumentare la tua statistica danni per un certo periodo di tempo. Prendi abilità speciale, creazioni medicinali potenzianti, raccogli materiale per creare oggetti potenzianti. Va bene, sì, no... mi interessa fino a un certo punto. Aspetta, che lì c'è un umorista. Opla. Aspetta, no, mi sa che non è morto. Ora sì. Qui dentro c'è qualcuno. Ora vediamo di sorprenderlo in allegria. Lì c'è un altro simpaticone. Magari riesco a ucciderlo da qui. Ah, vabbè, facci tu. Aspetta. Aspetta, ma dove? Ma se teletrasporta... Ma che è successo? Vabbè. Au. Io sono stato un cretino. Ho cominciato con quello che lo caricava. Va bene. Ok. Salve. Facciamo così, va. Efficace gli stili di combattimento. Ten, C e Jin sono efficaci contro armi diverse. Efficace, inefficace. Il combattimento protagonista Momoryu è inefficace contro le Oda C. Il stile ironico eccentrico è efficace contro di esse. Facile combattere cambiando il personaggio che controlli. Ah, che due palle, ok. Wow, 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 wow. Curati. Va bene, allora, aspetta, com'è che si faceva? Fammi curare un altro po'. Allora, cambiare L1. Una nuova arma, lancia. Ok, torniamo a... Figgi nemici formidabili. Ah, era un nemico formidabile, ok. Siamo lo stendardo, d'accordo. Questi stendardi poi me li ritrovo durante... Oppure sono solo durante questa specifica missione. Eh? E questo chi è? Dove è saltato fuori? Trafficante. Un mercante a cui puoi ottenere oggetti speciali in cambio di monete d'argento. Dato armi e armature rare che hai già ottenuto altrove. Sono per ti dispersivo, venderti oggetti e ti danno i combattimenti in cambio di valuta normale. Senza fretta, fai con calma.
Vabbè. Elisir curativo, sì, figo per carità. Olio per frecce. Creazione, permette di creare oggetti potenzianti e potete partire da vari materiali. Più abilità acquisisci, maggiore ma sarà... certo. La po- va bene, ok. Inventario pieno? Come inventario pieno? Ah, ok. Mi chiedo che uso ne farai. Vedrai, vedrai. Potenziare l'equipaggiamento. Aumentare le statistiche di attacco e difesa. Le armi si possono potenziare. Saranno mostrati sullo schermo. Ma vabbè, ma vale la pena? Non mi sembra di avere delle armi o delle cose così fantastiche da dire. Ah, smonta. Equipaggiamento per ricevere materiale. Questa azione non costa denaro. Ok. Ma certo. Oh, pure questo lo posso smontare. E questo invece? Oddio. E questo fa parte di un set. Quindi... è un po' un peccato. Questo è tutto? Ok. E vendere, va bene, riacquistare. Vabbè. Grazie per averci scelto. Non pensavo di farlo adesso. Però volevo un attimino capire che cosa... dicevo la faccenda del... del creare oggetti, smontare quello che... quello che c'è a disposizione. Pare caro, si pare si alza, trova il capo dei banditi. Ah, vabbè. Con tutta probabilità... sta... aspetta. Qui? È chiuso. Ah, mi sa che si uscirà da qui. Mi sa che devo fare tutto il giro. Vabbè. Ok, mi sa che quello è il capo, vero? Dite che lo possiamo salutare così? Vuoi morire o cosa? Ok, va bene, cambiamo personaggio. Oh, cacchio, ok, forse sì. Va bene. Te lo concedo. Au. Aia. Ah. Quanto non mi piace il sistema di combattimento, madonna. Uno che si chiama Gonzo, bellissimo. Beccati questo. Oh, finalmente. Grazie. E ora? Opzionale, sconfiggi i nemici formidabili. Uno su te. E gli altri dov'erano, scusate? Uccisi tutti. Aspetta, ti prego, non uccidermi. Cosa me ne viene? Sì, ecco, ho la chiave del nostro deposito. Quello che abbiamo saccheggiato è lì dentro. Prendi quello che vuoi. Abbiamo trovato anche uno strano congegno. Non so cosa sia, ma scommetto che è prezioso. Quindi avete ucciso tutti, avete rubato ogni cosa. Mentirmi o saranno guai. No, la verità, lo giuro.
L'ho risparmiato? Oh, grazie! Oh, non lo dimenticherò! Ma se non ti dispiace, me ne vado! Forse era il caso di... Vedi, quella cosa opzionale, ma io ho girato eppure ne ho trovati soltanto uno. Oban, vede la forza, Zolfo... Aspetta. Si è sbloccato qualcos'altro, ok. Ma, vabbè, d'accordo. Ma... Cosa c'è di nuovo? Nezuke a gufo. Oggetti. Rimedio antichi. Ma che cazzo... Vabbè. Non ci credo che hai lasciato vivere il loro capo. E infatti non volevo. Vabbè. E tu gli hai creduto? Sei proprio debole. Beh, l'importante è riuscire a trovare quei permessi. Hai la chiave del loro deposito, vero? D'accordo, andiamoci. Ho una mezza idea su dove potrebbe essere. Forza, seguimi. Aumento di livello, siamo al 5, ok. Devono aver accumulato refurtiva illecita di ogni sorta. E se ho ragione, ci saranno anche quei permessi. Bene, sì, ovviamente a quel punto lì. L'avevamo visto anche prima. Utilizzato la chiave del deposito. Grazie, grazie. Gatto della fortuna. Guanti d'arme d'artista marziale. Ok. Oh. Mi era leggermente sfuggita la cosa più importante. Allora hai trovato dei permessi, giusto? Ne avresti uno anche per me? Non è solo un pezzo di carta con cui superare il posto di blocco. No, questo è un biglietto per il radioso futuro dell'intero paese. Un futuro che io aiuterò a plasmare. Sai, ho come l'impressione che noi due ci vedremo ancora. Magari potremmo incontrarci a Yokohama. Va bene, sì. Troverai una torre dell'orologio in stile occidentale. Ti aspetto là. E se non mi vedi, chiedi in giro. Dov'è Ryoma Sakamoto? Ce la farai? Beh, arrivederci. Ok, grazie. Stabilito il tuo primo legame. Che succede adesso? Ah, legame instaurato. Ryoma Sakamoto. Tra parentesi, eccolo lì. Cos'è coperto? Ci collegate, protagonista. Ok. Bene. Bene. Guarda con che animazione. Mi sa che sono importanti. Stabilisci e rafforzi i tuoi legami incontrando e interagendo con persone che coltivano forti desideri. Ok. Rafforzando i legami con le persone otterrai benedizioni di ogni sorta. Bene. Cappello operaio, abiti e lavoro occidentali, tavolo da go di Kaya. Ok. Mi sa che abbiamo trovato delle cose interessanti, credo. Oh Cristo. Ah, ecco, sì, il gatto della fortuna. Vabbè. Così sia. Attraverso il posto di blocco arriva a Yokohama. Qua abbiamo preso tutto? Pare di sì. Sì, un po' mi è dispiaciuto lasciarla andare. Plana. X mentre salta la posizione sopraelevata, così permetti planare in aria, planare consuma gradualmente il tuo chi, regola direzione, rallenta, ritira e spiega le ali, ok. Ah, ok. Ah, che figo, ok. Allora questo mi fa arrivare proprio diretto qua. Ok. Madonna, madonna, che brutta l'animazione. Va bene. Forza. Dov'è il tuo permesso? C'è la mammeta. Molto bene, puoi passare. Grazie.
Ok. Oddio. Forse prima di andare lì... vabbè, tanto c'è lo stendardo. Quindi... Sì, dai. Mi sa tanto che prima fammi finire qua. C'è anche un santuario, mi sa che è figo. Andare a beccarlo. Allora, andiamo con ordine. Prima questo. Dov'è? Sì, di qua. Passo un po' per vie traverse perché posso raccogliere erbe e altre cose. Allora, questo sarebbe lassù, vero? Gatti addormentati. C'è una gatta calico addormentata in vicinanze. Vicinati per catturare, fa attenzione, le gatte calico sono sempre vigile, basso rumore forte per farle allontanare per un po'. Ah sì? Ok. Oh, che tenerezza. Bene. Ho trovato un altro gatto. Io ancora devo capire che servono, ma vabbè, lo scopriremo, credo. C'è lo stand up. Ma che cazzo? Dai, su. Su, forza, coraggio. Forza. Del legnosetto. Fastidio. Ok. Funziona anche da qua così. Ok. Bene. Posso fare con una certa facilità tutto ciò. Lì c'è un umorista. Vediamo. Sì. Umorista. Opla. Scotennare banditi a vanvera così. Bene. Direi che la cosa mi rende felice. Ora voglio questo. Mio, mio. Rubare conigli. Via. Allora, ok. Santuario. Questo... mi dava potenziamenti permanenti. Quindi mi sa che, sì, più uno punti abilità è una cosa che credo che valga la pena. Cosa c'è di qua? Un attimo sta curiosità. Salve. Ok. Ho rubato un po' di cose. No, vabbè, qui non c'è niente. È solo un luogo con gente a vanvera. Però mi sa tanto di posto dove in realtà qualcosa dovrebbe esserci. Guarda, c'è tanto di scaletta. Non... Boh. Va bene, vediamo. Magari troviamo, che ne so, un forziere, per esempio. Fascia da combattente. Ok. E? Basta? Pare di sì. C'è altro? No. Ok. Ma davvero finita qui quest'area? Sul serio? Ah, guarda, questa comunica con quest'altra. Ok. Sentite, prima di andare lì a Yokohama però, voglio arrivare qui. Voglio fare... Tanto a livello giocatore 5 adesso dovrebbe andare benino, insomma. Fammi vedere l'equipaggiamento, se c'è qualcosa in più. Di meglio. La combattente, acquisizione monete. Però... No, okay. questo è più figo. No, non c'è altro. Ok. E allora, la direzione è quella lì.
Bene. È comodo, devo dire. Mi sta venendo in mente che forse posso piazzarmi qua. Vediamo un po'. Magari riesco a... Assassino dall'alto. Un po'. Questi sono... Un tostarelli, eh? Dai, dai, madonna. Curiosità varie. Fanculo. Formidabili, uno su cinque addirittura. Wow, ok, questo è Tostarello. È bello popolato sto villaggio di nemici. Ok. Cavolo, aspetta. Nessuno mi ha visto, non si sa bene come. Guarda quando mi fa passare di là. Sconfitto, ok. Che altro c'è? Allora, vediamo dove sono gli altri. Oh, c'è un simpaticone. Ma che cazzo? Ma vabbè. Oh, salve. Ma un altro di questi? Veramente tanti, eh. Dai, 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 curati, 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 curati. Che cazzo. Ok, aspetta. Un po' un casino. Mi diavolo ci arrivo lassù. Devo andare a uccidere costui. Ma quello rimane là, vero? Bene, ok. Ok, perfetto. E ne approfitto per uccidere anche questo. Questo è lontanuccio, però. Andato. Ok. Chi c'è rimasto? Solo il cane? Tanto di sì. Au. Porca miseria. Ok. Okay.
Ok, e gli altri dove sono? E ce n'è un altro lì, pare. Ah, quello... Ma... Vabbè. Non mi ha visto. Qualche ragione. Ok. Aspetta un po'. Tattuso lo schiavista? E combina costui. Venuto chiave arrugginita dell'area. Oh, deposito chiuso a chiave in una certa area, può essere aperto con una chiave arrugginita trovata in questa stessa area. Ok. Ok, figo. Bene. Ottimo. E quello che manca dove sarebbe? Era lì sotto e sono un cretino. Vaffanculo, sono rimasto bloccato qua. A cagare. Arco mondo. Facciamo di sicuro per evitare problemi. Ok. Finito? Ah, sì. Bene, e questo villaggio torna a ad avere qualche senso. Ok, perfetto. Aumento di livello, ottimo. E adesso... Aspetta. Questo cosa? Gesso? Conchiglia, ok. D'accordo. Ora, il deposito qui dove sarebbe? Ah, qui c'è un trafficante. Oh! Ok, andiamo. Anzi, aspetta, forse conviene prima... Un attimo, forse conviene prima andare lì. Aspetta, come ci si arriva lì però? Oddio, non lo so. Vabbè, lo scopriamo. Nei santuari voglio farli. Un trafficante. Sì, sì. Senza fretta, fai con calma. Lancia sottile, tenuta da ninja principiante. Presenza ninja, calze da shinobi. Ok. Vabbè. Senza fretta. Trattato sull'illuminazione. Usalo per ottenere un punto abilità. Ah, figo. Ok. Sei davvero incredibile, vero? Sì, assolutamente. Ma certo. Oh, attenzione, mi sa che. Grazie. Un oggetto che ti farà guadagnare punti abilità. Puoi usarlo entrando nell'inventario. Nel menu. Equipaggiamento. Ok. Aspetta. Allora, prima. Un attimo, Odaci senza firma. Questo è un attacco maggiore. E poi la seconda, invece. Si può cambiare il modo in cui vengono ordinate? Però sono due odaci. No, vabbè, mi tengo questa. Arma secondaria. Uccide meccanica schioppo. Oh, figo. Ok. E quest'arco va bene così. No, mi tengo questa, poi avremmo in realtà queste altre cose, abito e lavoro occidentale. Ma però mi capitavano piuttosto spesso, devo dire, questi qua. Campioni in comando, bacio alla fortuna, esperienza me. Chissà quanti cavolo di set ci sono, mi sa tanti.
a sto punto non sono delle cose particolarmente rare che tu dici, oh mio Dio, me li devo tenere assolutamente, vero? Vabbè, teniamo questi anche se mi fanno un po' cagare. Bene. E poi abbiamo cosa? Ah, questi qua. Va bene, d'accordo, non importa. E... detto raro che puoi vendere a caro prezzo. Ah! Ho punti abilità, ok. Fanne dono a qualcuno interessato alla storia per rafforzare il vostro legame. Questo tavolo da Go. Qualcuno di età avanzato che apprezza il gioco del Go per rafforzare il vostro legame. Ah, che figo! Piccola quantità di karma. Ok, venuto del karma. Va bene, grazie. Va bene, questi sono da dei regali per eventuali cose. Questo lo posso vendere per un sacco di soldini belli. Bene, grazie. Kimono da samurai errante, loto giallo, guanti arrovi, cacciagione, trattato sulla destrezza. Wow. Ok, no, scusate un attimo, Kimono da samurai errante, arco infallibile. Wow. Bello. Bello, 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 mi piace. Mi piace assai. E questo niente. E poi altri oggetti che abbiamo sarebbero pillola antiparalisi, va bene, frega niente. E però abbiamo anche questo qui che sarebbe ottenere punti destrezza rari, ok? Figo. E non credo che ci sia un qualche controindicazione. No? E anche questo. Teniamo del karma, va bene. Almeno credo, giusto? Non so se ho fatto bene. Mi sta venendo il sospetto. Forse non ho fatto benissimo in questo preciso momento. Va bene. Ora, questo l'abbiamo fatto. Adesso però voglio arrivare a quel santuario, giusto? Come ci arrivo? Devo forse planare da qualche parte? Potrebbe essere. Però... ma no, vabbè, nel senso, sì, mi sono avvicinato all'isoletta, ma se volevo usare il rampino sott'acqua per sfruttare i punti d'aggancio sott'acqua. Cosa sono i punti d'aggancio sott'acqua? Questo permette di percorrere rapidamente distanze più lunghe senza consumare chi. Ok, ma questo ha qualcosa a che vedere con il fatto che non riesco a salire qui? Forse... aspetta. Ma quanto non si vede un cazzo sott'acqua? Facciamo il giro dell'isoletta per capire se c'è la possibilità di... ah, ok. No, eccola. Benissimo. Benissimo, vai. Che ci siamo. Che cazzo. Ok. Bene. Siamo saliti. Oh.
Aspetta, e qui invece? Ah! Devo salire anche in un'altra maniera, probabilmente. Vabbè. Nerale di ferro, d'accordo. Oh, è lui? Ah, va! Non pensavo fossero nemici. Ah, aspetta un attimo, forse è il caso di... Oh! Aspetta. Questo è... Aspetta. Au! No, è sono comunque svantaggiato. Quindi tanto vale tornare con questa che... Aia! Oh, 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 oh. Dai, 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 curati, 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 curati! Finalmente. Grazie. Fuori dalle palle. Era il prezzo per raggiungere questo santuario. Vabbè. Limite livello legame? Rafforzate al massimo i tuoi legami personali. Aroroni ha raggiunto il limite livello legame. Ulteriori tentativi di rafforzarlo farà ottenere altre ricompense a quelle già ricevute. Quindi? No, scusate. Yamate... Livello legame 3 ed... Ah, ok. Collezionabili 78%. Ok, adesso mi mostra che qui c'è qualcosa. Ok, e mi dice che qui per esempio c'è un forziere. Il che vuol dire che se io vado a questo stendardo, poi posso andare a prendere quel forziere che contiene qualcosa. Ok. Ho trucidato il suo amico e lui si è spaventato? Ok, mi sa che è una bella cosa questa. Un altro. Ok. Ah, c'è un... ogni tanto mi viene sempre da usare triangolo, non so perché. E tanti... Tanti forzieri si aprono con triangoli in tanti giochi, no? Con R1 di solito no. Addirittura tenendolo premuto R1. Va bene. Fate collezionabile 85%? E che altro ci sarà? Boh. Vabbè. A proposito, Ishikawa vuol dire però che... c'è qualcosa che non ho visto ancora. E sulla mappa non mi viene indicato. Onmoku, lo stile di combattimento disponibile si vede solo di notte? Sì. Non so ancora come cavolo si cambia tra giorno e notte, vabbè. Ma avremo modo di tornarci perché ci vuole veramente un secondo ad arrivarci, c'è uno stendardo qui, quindi potrò tornarci là. Questo fatto, va bene. A proposito, sì, c'è la seria possibilità che ci sia... un equipaggiamento figo. Ma non c'è niente di meglio.
in compenso... In compenso abbiamo questo. Armi leggeri, potenza guerriera. Ok, figo. E questo? Perché no? Ah, numero di elementi equipaggiati, 2. Ah, sarebbe questo? Ma che... Ma... Come si fa a capire quali sono parte di 7 e quali no? Ma... Cose un po' oscure. Antologia di poesie giapponesi. Fanno dono a qualcuno che apprezza la poesia giapponese per rafforzare il vostro legame. Da ok. Però li devo ancora incontrare tutti sti tizi. Ho 8 punti abilità in compenso. Attacco complessivo, abilità marziali. Sì. Derviato un amico, tanto la competenza nelle armi che puoi acquisire mi piace. E il contrattacco senza armi, che cosa lo faccio a fare, tanto non lo uso mai. Lunghi distanze usando il rampino senza consumare chi. Ah, questo può in realtà essere una cosa figa. Azione monete dai nemici aumentata. Colpi critici combinati. Questo mi sa che ce l'ho. Alleato infligge un colpo critico subito dopo il tuo colpo critico. Figo. Questo cos'è? Ondata curativa salute alleati. Dell'altro devo continuare la storia. Borseggio, strategia dialettica menzogna. L'opzione è mentire al tuo interlocutore durante le conversazioni. Diverse belve ti individueranno con più difficoltà. Intelletto, qua, persuasione, schivata con... Ecco, schivata con sparo non mi dispiacerebbe, onestamente. Che mi dà un'opzione in più perché le schivate le uso spessissimo. Va bene, allora, qui abbiamo risolto. L'unica cosa è che io qua mi pare di averci fatto la missione, non ne sono proprio sicuro. E qua c'è ancora il livello di legame che è 2. Vabbè ragazzi, avrò modo di tornarci, dai, in una maniera o nell'altra, quindi credo che valga la pena di andare direttamente qui. Cutscene. Avanti, avanti! Ho della merce ottima! Un vero affare, no? Puoi farmi un po' di scopo. Hai delle ottime? Ma naturalmente via! Sai come vanno le cose? Che cosa ne dici di questo? Forza, veloci! Sono arrivate! Chiedo scusa, devo passare. Scusate. Non c'è alcun dubbio. Le nazioni occidentali ci superano notevolmente in potenza. Se rimarremo indietro, non avremo scampo. Ciò faremo il necessario per riparare da loro, favorendo cambiamenti sostanziali. Ehi, no. Sono un vero spettacolo. Sei d'accordo? Insomma, è molto più semplice sulla carta, non credi? Basta parlare, incasi! Non posso biasimare il primo ministro per aver fatto arrestare quei criminali. I suoi metodi non verranno apprezzati. La pagherete per questo! Portati bene!
Ok. Le navi nere tornarono a reclamare il premio, un accordo commerciale tra America e Giappone. A Yokohama, tra i tumulti, si riunirono coloro che avrebbero deciso il futuro del paese. Ok, 1858 Yokohama. Incontra Ryoma Sakamoto. Ok, siamo qui nella cittadina e... Prego. Vediamo un po' se... Come posso aiutarti? C'è qualcosa? No, niente di utile, francamente. Torna presto. Sì, sì, sicuramente. Aspetta, una cosa però mi sa che posso farla. Come posso aiutarti? Vendere tipo un po' di tutto. Ma certo. Non vedo davvero il motivo per tenerle queste cose. Se non altro non adesso, cioè non ho preso nulla di... che sia così di valore da dire, oh mio Dio, devo assolutamente... Anche sciarpa la lama gemella, dai, che cosa la tengo a fare, dai. Posso fare altro per te? No, questi me li tengo. Queste sono varie cose. Aspetta. Ma certo. Oggetti speciali venduti in alcuni negozi commercianti. Ottimo, però, vabbè, per adesso. Queste me le tengo tutte quante. Queste credo non ci sia limite all'inventario. Qui sì, 9 su 2000 addirittura. Vabbè. Torna presto. Vediamo come investirli questi soldini e in cosa. Ops, sorry. Oh, ok. Non ci arrivo di là, però. Ok, la città... Madonna, se è spoglia la città, però. Allora, nelle città e sulla strada... E puoi incontrare a Tironi sconfiggendo e aumentare la tua competenza con le armi e guadagnare equipaggiamenti. Ricorda che se ti metti nei guai rischi di aumentare il tuo livello ricercato. Ok. Padaccina errante. Affectment. No, no, cosa è? Boh, vabbè. Trovando varie piantine pure qui. Ok. È in cima alla torre. D'accordo. Ma anche il giretto che a volte sulla torre c'è qualcosa. Sì, è uscita. Cosa c'è da scoprire qua di bello? Ok. Ordine pubblico, eh? Ok. Interessante. Questo cos'è? Commerciante. Qui ci siamo già passati. Qui c'era un altro stendardo. Motomachi. Ma ci sono le singole Miyazaki, Oncho e Bashami. Sono tipo i quartieri della città e sono tutti quanti divisi. Ah, interessante. Figo, anzi, sì. Mi piace. Vediamo un po' sta faccenda di ordine pubblico qua. La faccenda di ordine pubblico non è una buona cosa a risolverla? Eh sì. Credo di sì. Almeno. Chi c'è? Avrei fatto meglio andare sul tetto direttamente, sapete? In realtà... C'è qualcuno qui? Non... No, ma davvero?
Navigazione, va bene. Oh, questo è uno ricercato. Ok, aspetta, allora lo affronto dopo. Tipo per ultimo. Ma dove... Ma dai, sul serio, ma sul serio, maledizione. Au. Au, in pieno proprio. Questo che diavolo è? Combattere a fianco di Ronin prigioniera. In alcune circostanze potresti trovare Ronin prigioniera e andare in subordinate. Salvali aiutando a ristabilire l'ordine pubblico. Collaborare con altri Ronin. Certare aumentare la tua competenza con armi per mettere tenere equipaggiamento. Ok, aiutiamoli. Ok, bene. Spadaccino errante M-Paci GSV 420. Ma che cazzo è? Aspetta un po'. Bei l'omicida. Ah, buono. Bam. Latitante sconfitto. Ottimo. E... Ah. Questa è l'area interna alla città? È stranissimo. Veramente stranissimo. Ok. Va bene. Spadaccino errante. Boh. È veramente strano. Infatti non mi aspettavo minimamente di trovarlo. Tutto ciò. Va bene. Adesso. Nuova località, c'è un santuario e c'è un commerciante, quindi io... sapete che c'è? Facciamoceli tutti, questi qua voglio andare a vedere, dopodiché c'è lo Stendardo e Ryoma Sakamoto, poi, va bene, continuiamo così. E questa è un'altra zona, e però, minchia, livello 12, ok, non è il caso, non ancora almeno. Bam, ribaltiamo tutto. Questi mi sa che sono i consolati americani o britannici o dei negozi così, dato che ci sono le bandiere. Ok. Mi sa che ci si può muovere anche tranquillamente attraverso il riferimento visitato. Ma che... Wow. Che cazzo? Aspetta, ma si può fare anche così? Ah, figo. Equitazione, ah ok, ho trovato sta roba. D'accordo. Mi sa che questo non ha senso ancora di esistere, per così dire. Sono solo posti da visitare questi. Non credo che sia... Eh sì, Consolato degli Stati Uniti. Ok.
Però posso dire, madonna, quanto è antiquato. Cioè, non è brutto in sé, però di nuovo davvero una generazione e mezzo, se non due fa. Veramente un bel po'. Salve, non mi menate, vero voi? Ok. Adesso voglio andare a vedere sconto, bonus legame con questo commerciante qui. Guardate, guardate la città quanto è spoglia. Madonna. Voglio vedere chi ha il coraggio di lodare questo gioco per quello che ha fatto e poi di criticare un gioco Ubisoft. Cioè, nel senso, è francamente davvero molto povera questa cosa. Mi chiedevo giusto dove fosse. Cosa posso fare per te? Equipaggiamento. Costume da monaco gigante. Oh, potenza di guerriero, un altro? Questo modello selezionando la modello personalizza la tua Nagaya. Personalizza. Ok. Va bene, è roba. Come non ho abbastanza monete argento? No, merda. Queste si pagano solo con monete d'argento. No. E come le trovo le monete d'argento? Dai, che fastidio. Cosa posso fare per te? Temo di doverci tornare in un altro momento. Con più monete d'argento. Già. Doppie spade all'uragano nero. Mi sa che c'ho un fucile migliore. Vabbè, spero dai. Di esserti utile ancora. Lasciamo perdere. Mi interessa più un'altra cosa. No, 100 ok. Quest'altro dico. Forse. Una prodotta in serie. Va bene così. Compenso l'arma secondaria. C'è il meccanico a schioppo. Vai. Sì. Poi, vediamo un po'. Per carità, starebbe anche per in questo senso. Un sacco di vestiti che posso cambiare. Questo, un sacco di robetta che ho trovato, effettivamente. Che posso vendere, ma non so fino a che punto vale la pena. Potete focaia. Vabbè, allora. Cosa posso fare per sapete te? Che c'è? Serve altro? Queste cose che sbloccano cose di personalizzazione? Sì, perché queste in realtà, queste qua, sono cose che fra un po' sostituirò. Per quanto più figo sia di quello che ho. Queste invece rimangono sbloccate per sempre, che sono una buona cosa. E... con piacere. Capito. Capito. Non mi è chiaro del tutto ancora al 100% come le guadagno le monete d'argento. Mi sa che attraverso le missioni, andando avanti un po' per volta, vero? Sì, vabbè. Spero di esserti utile ancora. Sì. Il gatto. Ok. È un po' smagrito sto gatto. Vabbè. Ok, ho trovato un altro gatto, grazie. E ora però il santuario, questo assolutamente sì. Poi continuiamo con la principale. Grazie. Il gatto. Mascita livello 3. Cos'altro abbiamo scoperto? Un forziere. Ok. Sì. Dov'è che è? È vicinissimo.
vicinissimo, però mi tocca comunque fare un po' un giro. No. Ops. Va bene, mi sa che è là dentro, sì. Berretto da cacciatore. Collezione completata? Cioè? Venuta la tua prima ricompensa di completamento. E cos'è la collezione completata? Aspetta. Un attimo. Ma si riferisce a... Perfezionista delle pistole. Oggetti aggiuntivi rilasciati ai nemici. No, guarda... Non ce la posso fare a vedere un samurai col basco. Cioè, non ce la posso proprio fare. No, non ne sono capace. No, non ho cuore per farlo. Non ci posso riuscire. Perdonatemi. Sono debole. Ho spritato una. Aspetta, perché se casco di qua... Esatto, perché ho visto un po' di piantine. Potevano essere una buona cosa da... Ah, ecco, là, potevo entrarci tranquillamente anche da qui. Va bene. Direi che è il momento di andare. Vabbè. È triste la città, guarda. Madonna. Oncio, livello 1. E mi sa che ha scoperto cose. Oh! Ok, giusto, perché è un'altra ufficiale. Che fa questo? Perché? Un altro gatto. Che ancora devo capire che minchia... A che minchia servono. Oh, sì, salve. Vabbè, dai, è evidente che devo fare prima questo. Dai. Bene. Ce l'hai fatta, vedo. L'atmosfera qui si è movimentata. Che bella che è la mia protagonista. Le navi nere hanno aperto il porto. Quindi... Che cosa ci fai qui a Yokohama? No, ma pensa un po'. Anch'io sto cercando qualcuno. E non una persona qualunque, te l'assicuro. Io sono qui per far visita a Shoin Yoshida. L'avrai sentito nominare. È un grande maestro il cui sguardo è saldamente rivolto al futuro. Lui riesce a vedere fin dove potremmo arrivare tra un secolo e anche come arrivarci. In realtà siamo stati allievi dello stesso maestro. Ma ora lui ha degli studenti suoi. Dovresti conoscerlo. Dovrebbe già essere giù in città insieme ai suoi allievi. Sono un gruppo interessante, credo. Ehi, non ti hanno mai insegnato a camminare dritto? Oh, grazie, signore. È stato gentile da parte sua. Mi chiamo Taka Murayama. Sono una geisha del distretto del piacere. Sarebbe meraviglioso se voi due voleste venire a farmi visita. No, ne saremmo veramente felici. Stavamo giusto pensando di dirigerci lì. Splendido tempismo. Arrivederci. Ok. Ottimo. Dunque, adesso seguimi. Ci meritiamo di festeggiare un po' nella parte più divertente della città. Yoshida Shin, qualcuno è nei guai? Che cosa? Forza, il distretto del piacere è ottimo per i pettegolezzi. Ne sentirai delle belle. Va bene, allora, la città è grande, quindi... Ne ho di cose da vedere a Yokohama prima di mettermi alla ricerca di Maestro Shoin.
Siete servitori del demone rosso. Il vostro compito è sbarazzarvi degli stranieri. Basta. Apri di nuovo quella bocca e per te saranno guai seri. Tira una brutta aria da queste parti. Il demone rosso sta decisamente dando la caccia alla fazione anti-sciogunato. Ma cosa pensano di ottenere scatenando il panico? Dovrebbero piuttosto mettersi a pensare a come plasmare il futuro del Giappone. Eccoti, Sakamoto! Non resistere se ci tieni alla pelle. Ma che vogliono questi mo? Così dal nulla. Lasciate perdere! Mi ha sparato, ok, va bene. Branco di Bata. Parola mia, ormai è impossibile ragionare con la gente di Tosa. Direi che è lì che siamo diretti. Mi sembra proprio il distretto del piacere. Ok. Ah, tutte le luci rosse. Ok. Ok. Sì, madonna, ragazzi, nel senso, gli alberi, guarda, con questo effetto. Non ci siamo. Cioè, ma sono che sia. Perdonatemi, ragazzi, non voglio tornare sempre sullo stesso argomento, ma santo Dio, qualcuno ha in mente le immagini di Ghost of Tsushima? Cioè, ma guardate questo. È praticamente è come Ghost of Tsushima però sulla Switch, capito? Siete i samurai di cui mi ha parlato Taka? Vi stavamo aspettando. Sì, siamo noi. Da cosa l'hai capito? Mi ha detto che emanavate fascino e che i calzari di cuoio vi donavano. Vedendovi, non potevo sbagliare. Sei davvero molto perspicace. Diventerai un'ottima geisha. Mi chiamo Kichi. Kichi Saito. Lieta di darvi il benvenuto nel distretto del piacere. Oh, quasi dimenticavo. Mentre siete qui, è vietato comportarsi in modo rozzo o sfoderare le armi. Dunque, ora se voleste seguirmi, prego, di qua. Quindi questo è il distretto del piacere. Ci siamo, amica mia. Oh cielo, che posto. So che qui si vivono storie degne di essere ricordate. Il distretto è stato costruito solo dopo l'arrivo delle navi nere. Qui vengono clienti di ogni tipo. Vedetelo come un luogo in cui stranieri e samurai si mescolano in libertà. A proposito, lo sapevi che Taka è la nostra geisha di maggior successo? È molto raro che conceda udienza a qualcuno così in fretta. Voi due siete davvero molto fortunati. Prego, okay. Aspettate qui. Taka si unirà a voi a tempo debito. Ok. Ah. Ne volete ancora? No, oh, ti ringrazio, carissima. Che luogo incantevole. Non ti allieta essere qui? Scusate l'intrusione. Mi scuso per avervi fatto attendere. Prego, lasciate che io vi assista. Oh, wow.
Ho la sensazione che sia la vostra prima volta al distretto Miyazaki. Sbaglio? Sì. Questo luogo offre molti piaceri. Godeteveli e lasciatevi alle spalle il mondo reale. Ok. Ebbene, mi sembra di aver visto una persona che conosco entrando. Meglio che vada a farle un saluto. È proprio un gentiluomo a modo. Siete arrivati a Yokohama insieme? Non è appreso la strategia dialettica menzogna, ok. Davvero? Dall'atteggiamento credevo che vi conosceste da tempo. Posso chiedere cosa ti porta qui in città? Sono venuto a trovarti. Sono la samurai che era a bordo della nave nera. Vabbè, diciamogli direttamente questo. Beh, non ne sono sicura, ma ho sentito delle voci riguardo a tale samurai a bordo della nave nera. Lavorando qui, vengo sempre a sapere molte cose. Ma prima di continuare, ho un piccolo favore da chiederti. Voglio che scatti delle fotografie del distretto del piacere con una di quelle belle macchine fotografiche. Oh. Dicono che le fotografie possono ritrarre l'essenza del reale. Sì. Ma io voglio immortalare questo posto per chi verrà dopo. Che bella panoramica. Fammi questo favore e io ti parlerò di tale samurai a bordo della nave nera. Ok. Ah, quasi dimenticavo. Per la macchina fotografica devi andare allo studio fotografico. Sono certa che non mi deluderai. Che cosa hai in mente questa? A qualche secondo fine? Potrebbe essere, in realtà. Takamurayama, voce sbloccata. Ma è un'altra persona con cui devo avere dei rapporti, diciamo così? Potrebbe essere, no? Parla con Ryoma. Si è sbloccata altra roba, perché questa è un'altra zona ancora. Sì. No, c'è anche un gatto. Va bene, ok. E queste zone... sì, guarda che bello. Mamma mia. Cioè, guarda, queste luci sono belline. Il colpo d'occhio non sarebbe male, non fosse per questi cazzo di alberi poligonali, santi Dio. Squadrettati, sono veramente brutti. Veramente brutti, madonna. Dove sarebbe il gatto? Non lo vedo. Non vedo il gatto. Mi sa che è qua sotto. Sì, mi sa che è qua sotto. Va bene. Allora, ragazzi, sentite. Tra un poligono e l'altro, io direi che ci possiamo fermare qua con la puntata di oggi. E andiamo con... ci vediamo con il prossimo episodio, che sarà con tutta probabilità domani, in cui vedremo di esplorare un po' meglio. Adesso siamo andati in città e ci saranno sicuramente tante cose da fare, d'accordo? Grazie a tutti, mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi anche al primo canale, seguitemi su Twitch, lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e qui sotto in descrizione trovate come sempre tutti i link ai miei social e community come Instagram e Telegram, tutti i link per supportare il canale, tra cui i link affiliati ad Amazon, Instant Gaming e link a Patreon, link alla playlist con tutti quanti i video della serie di Rise of the Ronin e anche il link per acquistare il gioco, e se lo acquistate tramite questo link aiutate e supportate moltissimo il canale. D'accordo, gente? A presto.